Io vi voglio portare in una casa incredibile, che si chiama Casa Surace, che impazza sul web. 2,5 milioni, lo vedete qui, sono i follower, cioè quelli che proprio sono, come dire, i figli di questa casa, oltre 400 milioni di visualizzazioni. Ma perché? Perché Casa Surace racconta la vita del nord in confronto a quella del sud. Per esempio come? Con una nonna completamente pazza, guardatela qua. Ma quale medicina è medicina? Posso diventare tutti scienziati. Meglio Mirko? È la nonna. Lo scheletro è composto da un cofano di ossa ed ha una funzione molto importante. Più si vede lo scheletro, e più stai sciupato. Ah, il là, guarda. Se vede le ossa, stai sciupato. Ricordatevi, non esistono persone troppo in carne, ma tengono solo le ossa grosse. Ed è particolare caso di... Non mi muovete la da... Mio nipote, è una maledizione. La vedete la radiografia? Hai voglia a fare dieta? Cadda scende l'anima con un poveretto. Tra 10 anni, i migliori esemplari della nostra specie avranno questo aspetto qui. La mamma avrà 8 braccia, la nonna invece avrà cucciarella a posto del mignolo. Cucciamignolo o mignarella, ancora non ha giudicato. La scoperta c'è, non ci credete? Noi verremo fra 10 anni. È scienza, ecco scienza. Ci abbiamo messo un anno per avere due delle anime di Casa Surace, accomodatevi. Daniele Pugliese. Ciao. Piacere. Sei famoso. Buongiorno. E Alessio Strazzullo. Casa Surace non è soltanto sul web, ma è anche oggi su carta in un libro dove, credetemi, ci sono alcune pagine, cominciate a ridere, avete bisogno di un cardiotonico perché stecchiti a terra a furia di crepare dalle risate. Siete veramente dei geni. Non posso però non salutare Simone Petrella, che è il terzo del trio. Ma come vi è venuto in mente? Come ci è venuto di aprire Casa Surace? Me lo potete raccontare, visto che è 1 anno e mezzo che vi stiamo appresso e finalmente abbiamo avuto l'onore di avere. Chi sono gli uomini e le donne di Casa Surace? Più uomini che donne di Casa Surace. Eravamo più uomini, ora le donne... Qualcuno ci sta bene, finalmente. Ci stiamo adeguando. Perché senza femmine, che cosa poi è quella? Poi da quando comanda la nonna è diventata... Quella nonna meravigliosa. La Rosetta che... È entrata timida e ora si è allargata. Sì. Davide, consideriamo i pochissimi che non hanno il computer, che credetemi è impazzito il web, anche il nostro, quando abbiamo detto che eravate qua. Casa Surace è questo mondo di famiglia che ha il sapore ancora della terra, delle tradizioni belle, che però nelle nuove generazioni si sposta al nord per andare prima a studiare e poi a faticare. E qual è la caratteristica di questa famiglia, di questa Casa Surace? A Casa Surace veramente noi siamo una società, chiamiamola aiuto, così, perché non ti aiuto. Ma noi siamo una società, siamo nati 3 anni e mezzo fa, esatto. Quindi non abbiamo vita, siamo ancora molto giovani, però è nata veramente come un gruppo di amici che a un certo punto quasi ognuno di noi era appassionato a qualcosa legato all'arte, quindi chi al lato alla regia, chi faceva l'attore, chi all'editoria. Però eravate 3 terroni, sì, fieramente sì, terroni, perché terroni. Questo è quello che fa capire. Non poi, si capisce Casa Surace se non si capisse cosa ha significato per 3 artisti come voi riuscire a raccontare quello che forse voi avete veramente sulla vostra pelle. Sì. No, ma la cosa che ha funzionato di più è stato proprio raccontare quello che siamo, esatto. Raccontarlo in una maniera ironica, e chi stava, il messaggio è arrivato soprattutto a chi stava fuori, perché poi quando tu vivi il sud, lo vivi da dentro, chiamiamolo così, te lo godi e te lo vivi, quando sei fuori invece ti manca, e quindi vedere qualcuno che te lo racconta, noi molti fan che ci scrivono grazie a voi mi sento a casa, oh, grazie a voi mi sento a casa. Perché questo è quello quindi... che dice giustamente Daniele, ma che forse Alessio sostiene anche. Non lo so questo. Alessio, sostiene, fammi sta grazia. Non è detto, scopriamo noi insieme. Alla fine, noi che siamo degli emigrati, me compresa, abbiamo il bisogno di restare ancorati alla nostra terra. Però poi quando andiamo fuori, rimaniamo terroni e abbiamo questa visione diversa. Alessio. Sì. O no, della anche, vita. Sì. Magda, un momento, mi devi far prima parlare Alessio, perché se no devo parlare anche a chi non li conosce. Vai. Magda è sempre stata così. Un po' così.
Noi siamo partiti in realtà raccontando queste differenze esatto. fra nord e sud. In realtà poi abbiamo scoperto che quelle cose che raccontiamo noi, che sono dei principi della vita di paese, esatto. della vita del sud, in realtà sono sparse in tutta Italia. È vero. E, tant'è che all'inizio, quando cominciamo a pubblicare i primi video, ci scrivevano molti ragazzi del nord che dicevano: ma in realtà queste cose succedono anche a casa anche nostra. Da voi. Sì. Allora, noi... Guardate cosa succede allora! Quando la neve tocca il sud eppure il nord. Infatti guarda. Noi rispondevamo dicendo siete del sud, anche voi. C'è sempre un sud da sud. Sempre. Guardate. Ma che è neve? Ma vai, sono un po' di grandi, non attacca mica. Non attacca mica, metti che si ghiaccia la strada, se scivoli ti fai male è un problema. Chiamo taxi. Io non capisco, in questa città non c'è mai un po' di sole, mai. Fa sempre freddo, calzamaglie, pigiama, doppio calzino e pantaloni, sto male di freddo. Io sai che faccio, Ricky? Io non esco più, perché io il freddo lo odio. Ma che è, neve? No! Che ti lamenti che fa freddo a Milano, la doppia maglia, non voglio uscire di casa, la neve, la pioggia e il cielo grigio, poi fanno due fiocchi di neve a sud e diventa Luna Park. Ricky, ma questo mica è freddo del nord, questo è freddo terrone, non vedi che è freddo del sud, tutti che si divertono, questo è un freddo caldo. Capito, cosa vuol dire freddo caldo? Ricky, la neve al sud è come un evento, è come una sagra, che ne so, la comunione di mio cugino Vito, come se tu domani ti affacci alla tua finestra di casa tua a Milano e vedi il lungomare di San Vito con gli ombrelloni di Pitari e pedalò. Capito Pasqua, ma questo è impossibile però. E certo che è impossibile, mica è colpa mia se tu sei sfortunato o no. Mi è riuscito io che devo fare il cazzo cavallino il più grande del mondo. Sopra la coppa. Casa Surace, per i pochi che non l'avessero mai vista, non è attenzione quanto siamo fighi noi del sud e voi sfigati, attenzione voi al nord. Al contrario, un ribaltamento dei luoghi comuni. Alessio, perché a un certo punto i protagonisti di Casa Surace diventano cartacei e arriviamo alla storia di Antonio che alla vigilia di Natale finalmente da borsista al nord diventa un impiegato a tutti gli effetti, ha il contratto a tempo indeterminato. Cioè ci stai chiedendo perché abbiamo scritto un libro? Esattamente, bravissimo, perché no, avete fatto questa realtà, cosa? In realtà a noi piace fare tutto, nel senso che ci piaceva l'idea di poter raccontare una storia più lunga, di poterla raccontare con dei personaggi sviluppati in un altro modo rispetto a quello che facciamo su internet. E quindi ci siamo buttati in questa avventura ed è stato molto, molto divertente, cioè molto divertito scriverlo. E la storia sì, appunto quella di un ragazzo del nord che per Natale non riesce a scendere giù, e una famiglia completamente... Ripeti, è un ragazzo del sud che sta a Milano che lavora, ha trovato lavoro al nord e che a Natale non può scendere giù. Che cosa succede? Cosa succede nel cuore di una mamma quando suo figlio le dice, gli dice: non posso venire a casa a Natale. Lo diciamo dopo la pubblicità. Una catastrofe! Noi torniamo con Daniele Pugliese e Alessio Strazzulli. Tutti terroni? Allora sì. Casa Surace. Questa casa bellissima dove dei genitori meridionali hanno a che fare con dei figli che purtroppo, per fortuna, trovano lavoro al nord. E quando Antonio, uno di loro, finalmente ha il contratto a tempo indeterminato, a costo di saltare Natale, comunica alla mamma che non può scendere a Natale, succede una tragedia. Daniele, se la montagna non va a Maometto va alla montagna. Al nord. Ma come parte una famiglia del sud al nord per arrivare da un figlio che ha fatto finalmente il colpo di fortuna? Ma noi ce lo siamo immaginato vivendolo sempre. Cioè, io sono di un paese in provincia di Salerno, a sud di Salerno. Consilina. Noi pure quando dovevamo da piccoli partire per il mare, a un'ora di distanza sembrava di fare il viaggio della voi speranza. C'avete no, ma è vero, ma è così. Il paradiso! Ma
E quindi ci siamo immaginati un viaggio di mille chilometri. E quindi tutta questa famiglia si riunisce. E poi, essendo che il Natale è per il, soprattutto per il sud, è il momento in cui c'è l'unione tutta della famiglia, tutta la famiglia, pure se durante l'anno ci sono state litigi e tutto, il Natale c'è il momento che fai pace. Dopo la Befana, Daniele, si ritorna di nuovo. C'è questa cosa un po' così. Ma però a Natale, in quanti partono? Oh, la copertina l'avete capita. Immaginate un pulmino come quello, un Volkswagen messo in un garage e magari con l'assicurazione scaduta. No, non lo diciamo. Non lo diciamo. Perché quello è un elemento importante. Daniele, chi parte per andare a trovare Antonio? Parte la mamma. La mamma. Il padre. Il padre. La nonna. La nonna. Il nonno. Il nonno. I tre nipoti. Tre nipoti. Eppure l'amico del nord che era sceso per farsi le vacanze al sud e si è dovuto ritornare. E il fratello. Siamo a fare al nord. Quindi è tutta la... è la zia. Allora, è la zia. Avete presente 12. Totò e Peppino a Milano? Se non arrivate ancora a immaginare cosa possa essere scritto, noi vi facciamo vedere cosa succede realmente, realmente, proprio nella vita concreta a casa Suraci. Guardate qua. Mamma, sentite. Papino! Amore mio! Bueno! Come stai, nonna? Sono appena arrivato. Che fai? Siediti che ti devo dire una cosa. Allora, ho parlato un po' con le altre. Per le vacanze di Natale ci sono tutti gli amici miei qua che volevano organizzare la cena di Natale. Praticamente, mamma, a Natale non torno. Quando abbiamo girato questo video, in realtà era un video brandizzato, cioè c'era stato commissionato. Nel momento in cui abbiamo girato, abbiamo detto, vabbè, teniamoci delle risposte fake, dato che dovevamo consegnarla ad un brand, e vediamo così ce l'aggiungiamo. Questo è solo è la parte ridotta, perché l'altra metà del video voi non l'abbiamo, potete... no, l'abbiamo dovuta tagliare perché erano solo parolacce, erano solo... Che i genitori solo, dicono ai figli! Solo sì. Immaginazione, gente che disconosceva i figli, no, ma è stato non ti do più. No, ma scusate, la nonna che fa, io è un anno che aspetto questo momento, guarda, ma come fai davanti? Il gatto del nonno che muore, no, mi fai morire, ragazzi. Senti, Alessio, Casa Surace messa in carta, su carta, quest'anno non scendo, è un viaggio esilarante, neanche nelle piccole... nei piccoli imprevisti quotidiani che capitano, io non posso assolutamente svelare. Credetemi, ci ha messo pure un po' del libro Harmony vicino. C'è di tutto. Cioè, per chi è appassionato anche di letteratura rosa, c'è di tutto, c'è di tutto. Ma c'è una cosa bellissima che voi tirate fuori. La famiglia. La famiglia e la famiglia, anche quando non si sparte, quando non si divide. Cioè, la famiglia, con tutte quelle incomprensioni, resta famiglia. È una famiglia al dovere di fare di tutto perché non si spezzino i legami. E quindi si rischia il tutto per tutto per poter arrivare. Detto da ragazzi come voi, è una cosa che mi ha commosso. Perché sai, noi abbiamo voi, avete l'età in cui i genitori sono ingombranti. Poi alla mia età invece li desiderate e vi pentite di non essergli stati sufficientemente vicini. Perché secondo voi 400 milioni di visualizzazioni, 2 milioni e mezzo di persone si sono innamorati del vostro prodotto, sono soprattutto giovani, vi siete dati una risposta?
Allora, prima di tutto perché c'è tanto cibo dentro. Se mangi sempre. Questo, sì. Io si mangia spesso. Di nonna, però quello è solo un mezzo in realtà per noi, per raccontare invece quello che ti dicevo prima, cioè che in realtà ci sono questi valori che una parte poi di noi di Napoli ha riscoperto frequentando molto di più Sala Consilina, perché noi siamo praticamente spaccati a metà tra Napoli e Sala. E abbiamo scoperto una serie di valori appunto che sono il valore dei paesi, che poi in realtà sono il valore di tutti i paesi d'Italia, non solo di un paese come Sala. E lì appunto la famiglia ha ancora un ruolo molto molto importante, una famiglia intesa in senso molto allargato. Quindi i nonni. Nonni, vicini, qualsiasi tipo di persona che vive in paese, se ti presta il sale diventa un tuo parente. Basta prestarsi qualcosa e farsi un favore e si resta amici per sempre, insomma. Quindi, per e tra l'altro, permettete una cosa, questi valori condivisi, perché poi non siete persone che sono sradicate, cioè tutti i vostri personaggi al nord fanno amicizia con persone del nord, sono altamente contaminanti, sono quel virus buono che secondo me è alla base del vostro successo. Certo è che però certe abitudini sono difficili a morire. E allora cosa succede quando bisogna misurarsi con gli inviti a casa Surace? Guardate qua. Buongiorno! Io mi sono permessa che ce la fa le salsicce per spezzolare un po'. Ma non dovevi? No, è quella calle di Capretta, è quello forte. Signora, buona domenica! Ho portato una bottiglia. Non dovevi! Sì, sì! Ho portato l'olio nuovo, ve lo manda papà. Ma non dovevi però. Lo so, ci dovevo a farlo la stessa. Buongiorno signora, eccomi, guardi, io a un certo punto mi ero accorto di essere in ritardo. Avevo pensato di portare le paste, però se portavo le paste poi alla fine facevo tardi. Quindi ho pensato, meglio essere in ritardo e portare le paste oppure essere in orario e non portare niente. Quindi alla fine sono arrivato in orario e non ho portato niente. Non mi hai portato in pasta. Non mi hai portato in pasta e perché che non ci fate mai? Vergogna. Perché? Ma cosa l'ho fatto di male? Non ho capito, dice tutti quanti non dovevi, alla fine se non dovevo perché ci rimane male? Hai un mo' di mangi, non dovevi, si dice per dire cortesia, non dovevi. Perché ti attacchi alla grammatica? Non dovevi, ma dovevi, ma a chiamisere, ma che figura, mamma, non piangere, quello è il nome, non capisco. Ma dovevo o non dovevo? Non dovevi. Allora non dovevo. Ma dovevi. Ma non è successo niente, ci butta la ricorda e bevi. Signora, lo spumante, non dovevo, ma l'ho portato. Devo entrare o non devo entrare? Dovevi! Cosa faccio? Resto qua? Se state un po' più giù, tirate fuori queste pillole che sono meravigliose. Daniele e Alessio con Simone Petrella hanno fatto un'operazione aggiuntiva. Questo libro, Casa Surace, non è pensato solo per i terroni. Il glossario di giù. Credetemi che per me vedere alla prima voce artetica, che è quella di cui io soffro, che non sto mai, oppure assafa, è poesia. Signore e signori, ho davanti a voi, davanti a me, due veri poeti, tre veri poeti in contumacia, perché ci vuole una poesia nel cuore per riuscire a scrivere un libro come questo, Casa Surace, quest'anno non scende. Noi abbiamo finito il tempo, siamo educati anche al sud, ci alziamo, e però io ho una sorpresa per voi, ce l'ho. Venite qua. Una rosetta. Valtteri, vi qua. Io ho una carbonara per voi. Sì. Fatta da Magda. Magda, che dire. Adesso ve la dovete mangiare perché ci avete fatto sognare con le melanzane e funghetti di vostra nonna. Dalla mattina alla sera mangiamo, ma dovete mangiare. Ma su questo noi ci siamo. Non ci sono problemi. Casa Surace. E noi mangiamo, scusa, iniziamo. Mommy! Io non so cosa Monica dirà. Buon appetito! Siete meravigliosi! L'ha fatto Monica Di Loreto!